Signori, benvenuti nella mia cucina. Mi presento, sono David House, streamer di Twitch, ma che è nel momento in cui fa un contenuto del genere, signori e signori, stiamo realizzando una lasagna top quality, carica anche questo contenuto, questo highlights, questo best di questa live su YouTube. Vi chiedo gentilmente di lasciare un pollicione lì su, un commento e condividere il video nel momento in cui vi è piaciuto. Ragazzi, questo è solo l'inizio di tante ricette, questo è solo l'inizio di tante fantasie. Vi farò sognare con i miei piatti. Rimanete collegati per avere l'acquolina alla bocca. L'appa i train abbiamo finito, l'abbiamo perso, delusione di diludendo. Buonasera, buonasera belli miei. L'acqua del rubinetto è potabile, dacci e tu. Mia mamma ha detto che una carota, una di sedano e stiamo a posto. Oh, taglia sto curtetto però, eh? Porco Giuda. Ma non era meglio se mi compravo una grattugia? E mi dica metti dai facci. Ora andiamo con la carota. Mo la carota è bastarda, eh? La faccio a metà, raga. Ho paura, te lo giuro, ho paura. Per il soffritto quanto olio più o meno? Io faccio una sfumata, Mingo? Basta. Finito. Abbiamo 500 grammi di carne originale tedesca mista tra porco e vacca. Che andremo adesso ad aprire. Hanno un odore di menzi, ma è carne. Non odora di niente, raga. Inodore. Ma che carne è? Inodore. Lo soffritto tutto insieme. Tutto de paro, ma vai. Guarda qua. Mamma che odorino. Vabbè, comandate voi. Comunque, ci ho comprato pure un poco di mortadella qua. Senti qua che profumo, senti. Mamma mia, che merda proprio, ma come cazzo mi ha tagliata da bastarda sta mortadella? A posto faccio le fettine lì per... Ma mi sa dai, la ciggeta. Vabbè. Metto la carne, me l'ha detto mia madre, vado con la carne, vai! Guarda qua, va! Madonna, la ciglia, viva! Vai! E mo' comincio a fare i punzecchiamenti qua, no? La parte più bella. Mi svegliavo, ragazzi, pure a voi è capitato sta cosa che ti svegli alle 9 di mattina, la domenica, quando eravamo piccoli, andavi in cucina, c'era questo odore di soffritto e la mamma così. Dimmi la verità, dimmi. Ciao. C'è un piccolo... non è successo niente, non avete visto niente. Usale quando laggiù mentire, usale. Chi è? La sfumata così, giusto? Abbatta. Stesso faccio. Quando metti la salsa metti il sale. Ma quanto sale laggiù mentire?
un poco di pepe. Senti qua, senti! Vado, vado, vai! Carne! No, ragazzi, ne devo mettere un altro, è poco! La metto, vado, vado! Che cazzo me ne futto? Ma la metto tutta, vaffanculo, vai! Due mozzarelle bastano, no? Due bastano, no? Così mi sembra. Poi dicevo, mamma, vedi che io non torno per mangiarla. No. Ma ti ho fatto la lasagna! Ma ti ho fatto tanta lasagna! Ah, poi me la mangio quando torno. Mamma mia, io non cucino più, non cucino più. Mamma, me ne potrei raccontare così tante di mia mamma. Mamma mia, raga. Ma di che... Porco demonio! Un altro po'. Comunque ha ragione, eh. Più va avanti il sugo, meglio è. Carne! La panna tengo, metto un poco di panna a posto della besciamella. Faccio tipo cucino poco sopra. Ma sì, dai. Ma che cazzo? Ma che ce ne fotte a noi? Che ce ne fotte a noi? Non esco da agosto. Chi è? Oh! Bravo, eh? Come faccio a mostrarvelo, mo? 150, 180... Sopra e sotto? Tipo una tazza. Ragazzi, questo è hardcore proprio. Metodi hardcore. No? Uno, due e tre, quattro. A posto. Mozzarella no, no? Giotto! Guarda qua, ha preciso! Vabbè, una la sacrifichiamo. Preciso. Un caso. Un caso. Mamma ci puzza. Ci puzza. Cucina gourmet, qua roba di alto livello, ragazzi, eh. Ragazzi, qua non si scherza, eh. Vi posso assicurare che accende un profumo incredibile. Meno male che ce n'avevo un'altra, ragazzi. E ragazzi, la teglia è molto grande. E noi abbiamo fatto le dosi per magari una teglia un po' più piccola, no? Un po' più di mozzarella, se no troppo asciutta poi, no? Voi tutti professori siete, magicamente tutti laureati all'alberghiero. Ma andate a fare il culo, eh? Ora la metto così, ragazzi, e poi ci metto la carta stagnola sopra. Bella, croccante sopra, come piace a noi.
Precisa! Precisa! Che classe! Un'opera d'arte! Olè! Madonna, hanno chi lo è, eh? La copertina di YouTube, raga! Grazie, bravo, davvero ora il caffettino. Caffettino dopo il caffettino. 45 minuti, oh, quanti minuti sono passati? Alexa! Imposta timer 43 minuti. È asciutto. Non si è portata via niente, tranne la panna di sopra. Se la forchetta affonda è cotta. Guardate la forcina. No, non è buona, è buona. Quindi la spacco così. Madonna mia! Ma che del ristorante? No, vabbè, raga. Risultato finale, l'ho lasciata riposare un pochino e questo è il mio pezzo di lasagna. Buon appetito, Bellini. Raga, è impressionante, ma che idea! Sembra un bambino. Madonna mia, raga! L'ho già fatta meglio da mamma mia! Ragazzoli, grazie mille per la compagnia, grazie mille per il supporto, vi voglio bene, vi ricordo come sempre che su questo canale sarà sempre un arrivederci, ma mai un addio! Good night, everybody!